Va ora in onda Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno. Benvenuti a un nuovo appuntamento con il Radio Giornale Bellunese. Questi fatti che affronteremo nell'edizione di oggi, di venerdì 27 maggio 2022. Rinviato a giudizio un settantenne di Sedico, l'uomo è accusato di atti persecutori ai danni dei vicini di casa. Vittime una donna marocchina e il figlio, presi di mira con aggressioni verbali, minacce di morte e insulti razzisti. In un'occasione l'imputato sarebbe arrivato anche a colpire la donna, prima con un pugno al braccio, poi con un pugno al costato. Il pronto soccorso aveva refertato una prognosi di una ventina di giorni. A Tisoi, frazione di Belluno, 8 famiglie sono rimaste senza acqua. La causa sarebbe da imputare a una perdita nella rete acquedottistica non ancora individuata dai tecnici di GSP, l'ente che gestisce il servizio idrico in provincia. Motivo per cui al momento non ci sono tempi certi sulla risoluzione del problema. A disposizione delle persone colpite dalla situazione di disagio è stata messa una cisterna, l'acqua manca completamente da martedì. Sovramonte, una voragine si è aperta nella frazione di Sorriva, un buco di circa un metro quadrato, motivo per cui è stato chiuso per almeno 5 giorni un tratto della provinciale 473 di Crocedaune. La causa, spiegato Veneto Strade, è il cedimento di una condotta fognaria. Si è chiusa ieri con l'ospite più atteso la maratona di lettura a Feltre, oltre 3.000 le persone che hanno assistito ai 18 appuntamenti organizzati nella settimana della rassegna. Ieri in Piazza Maggiore il gran finale con lo storico Alessandro Barbero, per il quale le prenotazioni online erano andate esaurite in pochi minuti. Tra gli interventi di spicco nei giorni precedenti anche quello di Roberto Vecchioni. René De Silvestro nominato ufficiale della Repubblica dal capo dello Stato Sergio Mattarella. L'atleta paralimpico di San Vito di Cadore, vincitore di 2 medaglie agli ultimi giochi di Pechino, ha ricevuto via posta la comunicazione dal Quirinale. Una bellissima sorpresa, ha commentato lo sciatore azzurro. Sicuramente non mi aspettavo una cosa del genere, ora una grande responsabilità come atleta e come uomo. E a proposito di sport, ciclismo, domani la tappa dolomitica del Giro d'Italia, tracciato probabilmente decisivo per la vittoria finale, 168 km di un percorso che con 4.490 metri di dislivello porterà i corridori da Belluno al Passo Fedaia. Ieri intanto la Corsa Rosa ha toccato le strade bellunesi nella Borgo Valsugana Treviso, transitata per Feltre. Infine il calcio, riparte dopo 2 anni di stop il torneo a Gordino, ufficializzato il calendario della prima fase, 13 le squadre iscritte suddivise in 2 gironi, prima partita in programma sabato 11 giugno ad aprire le competizioni, la sfida tra Voltago e le Ville. È davvero tutto per questa edizione del Radio Giornale Bellunese. Vi ricordo che le notizie sono tratte dai quotidiani newsinquota.it, il Gazzettino di Belluno, il Corriere delle Alpi e dal sito del settimanale L'Amico del Popolo. A voi tutti un buon proseguimento di giornata, in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Avete ascoltato Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno.